Allora ragazzi, buona giornata, mi presento, sono lieto di essere accanto a voi per fare una riflessione, una lezione, così come si fa a giovani vostri colleghi dell'università, su un tema di storia contemporanea. Io sono un professore di storia contemporanea, sono il professore Giuseppe Barone e eh, ricopro anche la carica di direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della nostra università. <ride> Ho scelto come argomento quello della Prima Guerra Mondiale perché siamo in pieno centenario. La grande guerra è iniziata nel continente europeo nel 1914, ma l'Italia, con qualche mese di ritardo, entrò in guerra nel maggio del 1915. Quindi possiamo considerare eh, assolutamente dentro il centenario questa, questa nostra riflessione, questo nostro incontro. Non è mia intenzione esporvi gli aspetti puramente militari o diplomatici della Grande Guerra, ma fare insieme a voi una riflessione su che cosa significa una Grande Guerra, perché fu così chiamata, non poteva essere chiamata prima guerra mondiale che fu così denominata quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Per i contemporanei degli anni 15, 18 e per tutti gli anni 20 e 30, questa fu la grande guerra, una guerra che segna, ragazzi cari, una cesura profonda tra il prima e il dopo. Eh, fra, gli storici, fra gli storici contemporaneisti il 1914 viene considerata una cesura epocale, tra un 800 che è un grande storico inglese, eh, Eric Hobsbawm ha definito il secolo lungo, rispetto a un Novecento che si apre appunto con la Grande Guerra e che è stato definito un secolo breve. Qual è la differenza? Il secolo lungo, l'Ottocento, comincia in qualche modo come grande periodizzazione storica con la Rivoluzione Industriale Inglese e con la Rivoluzione Francese, che sono eventi del fine Settecento, ma che possono considerarsi come l'incipit di questa storia lunga che poi percorre tutto il XIX secolo, dunque secolo lungo. Il Novecento comincia con questa grande frattura del 1914 e si può dire concluso nel 1989-91 col crollo dell'Unione dell Sovietica col crollo del comunismo nei paesi dell'Europa e, e della Russia e quindi un secolo che finisce prima della sua scansione analistica, 100 anni. Come scoppia una guerra? Perché scoppia una guerra? Perché la grande guerra ha diciamo, degli aspetti su cui è opportuno fare una riflessione? Direi innanzitutto, cari ragazzi, che questa è una guerra, la prima, davvero mondiale. È una guerra modernissima, come cercherò rapidamente di spiegare, ed è anche una guerra di massa. Sono tre elementi, mondiale, moderna e di massa, che introducono elementi di novità rispetto alle guerre del passato. È una guerra mondiale, è mondiale perché abbraccia tutto il pianeta, è una guerra che fu combattuta ovviamente principalmente in Europa, ma questa guerra abbraccia anche il Nord Africa, abbraccia anche il vicino e il Medio Oriente, toccò l'Asia perché... Paesi come la Cina e il Giappone si schierarono con l'uno o l'altro blocco eh, dei contendenti. Ed è una guerra mondiale perché gli Stati Uniti, nel 1917, decisero di entrare in guerra e il loro ingresso a fianco dei cosiddetti paesi della triplice intesa, Inghilterra, Francia e Italia e anche la Russia, anche se la Russia proprio nel 17, in seguito alla rivoluzione bolscevica, viene meno, e questo intervento degli Stati Uniti fu determinante per la vittoria proprio dei paesi della Triplice Intesa. È una guerra mondiale, cari ragazzi, anche perché se guardiamo agli aspetti geopolitici. La cartina dell'Europa e non solo la cartina geografica, di geografia politica eh, degli stati cambia profondamente e totalmente. Crollarono qualcosa come tre imperi. Pensate, eh, nel 1914 c'era ancora grande e grosso l'impero tedesco, l'impero... Di Guglielmo II, l'impero degli Hohenzollern, la grande Germania che Bismarck aveva fondato nel 1871 e l'impero tedesco crolla perché la Germania viene sconfitta nello scontro militare e al posto dell'impero guglielmino nascerà una fragile democrazia, la cosiddetta. Repubblica di Weimar che poi sarà travolta dal nazismo. Crolla l'impero asburgico, l'impero asburgico col vecchio imperatore Francesco Giuseppe, crolla quell'impero austro-ungarico che era stato il baluardo della cristianità rispetto alla possibile minaccia islamica per secoli e al posto dell'impero Asburgico, Austro-Ungarico, nasceranno tanti nuovi stati indipendenti. Nascerà la Polonia, nascerà la Jugoslavia, nascerà la Cecoslovacchia. Attenzione, molti di questi stati non sopravviveranno alla fine del Novecento. La Jugoslavia oggi non c'è più, divisa e frantumata. La Cecoslovacchia si è divisa, è rimasta la Polonia ma certamente crolla anche un secondo impero. Crolla, ragazzi miei, l'impero zarista, il grande impero russo, lo zar Nicola II, che non riesce a tenere unito questo grande Stato multinazionale. Nel 1917 la Russia è la prima grande potenza a ritirarsi dal conflitto perché una rivoluzione sociale scoppia in quel grande paese e in una prima fase vanno al potere eh, diciamo un'ala liberale, ma poi nell'ottobre del 17 saranno i bolscevichi con Lenin e Trotsky a fondare nell'ex impero zarista una repubblica socialista sovietica che sarà il primo esempio di Stato comunista nel mondo. E infine, va ricordato anche questo, crollerà anche un quarto impero che era in decadenza da tempo, ma la guerra lo travolge definitivamente, cioè l'impero ottomano. L'impero ottomano sulle cui ceneri... Eh, nascerà la moderna Repubblica Turca. Quindi se noi guardiamo dal punto di vista internazionale, capite bene che si tratta veramente di un terremoto politico, no? la carta politica eh, internazionale viene sconvolta da questo quadro. Non solo, ma se ci stiamo anche attenti, sotto il profilo internazionale cambiano tante altre cose. Vi dicevo un momento fa la guerra alla fine viene decisa dall'intervento degli Stati Uniti, che con la loro potenza si schierano a fianco di Francia, Italia e Inghilterra e... In virtù di questa grande forza militare, economica, eh, sconfiggono gli imperi centrali, cioè la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Impero ottomano. Ma non si tratta solo di una vittoria militare. Gli Stati Uniti, proprio in seguito a questa vittoria nella grande guerra, diventeranno la prima superpotenza del mondo. Poi questo ruolo verrà rinsaldato, consolidato con la seconda guerra mondiale, ma questo significa un elemento, significa che tramonta con la prima guerra mondiale il primato europeo e la leadership mondiale si sposta oltre Atlantico, si sposta negli Stati Uniti, nel continente americano. Sempre Obsbaum, questo grande storico che ha scritto libri fondamentali per la storia contemporanea, nel suo volume, appunto, che si chiama Il Secolo Breve, si pone la domanda: il secolo XIX era stato un secolo europeo, perché l'Europa aveva dominato in tutti i settori della vita intellettuale economica e anche militare e il novecento è un secolo americano e le due vittorie nella guerra del xiv 18 e nella guerra del 39-45 daranno agli Stati Uniti questo ruolo Obsbaum alla fine del suo volume dirà il secolo ventunesimo che sarebbe il secolo nel quale oggi viviamo che secolo sarà? sarà ancora un secolo americano? O forse potrebbe essere, come sostiene Paul Kennedy, un altro eh, storico americano che ha scritto libri importanti, uno in particolare, l'ascesa eh, delle grandi potenze dall'età moderna ad oggi, potrebbe essere il XXI secolo un secolo asiatico, nel senso che è probabile che la Cina e in parte anche l'India possono essere i colossi che domineranno eh, la scena internazionale. Eh, ogni secolo da questo punto di vista ha come dire, alcuni grandi stati che hanno una loro leadership e quindi anche da questo punto di vista no, cambia il quadro internazionale. E infine come non ricordare che proprio in seguito alla Prima Guerra Mondiale cominciano nelle cosiddette colonie, cioè quei territori dell'Africa e dell'Asia che erano stati divisi, spartiti, occupati militarmente dalle potenze europee dopo il 1870, non solo le potenze europee, anche gli Stati Uniti e il Giappone avevano partecipato alla spartizione del mondo a partire dal 1870, ora... Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale cominciano i movimenti di indipendenza nelle colonie e quindi comincia un movimento di emancipazione che si completerà alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tutti questi elementi spiegano perché la guerra può considerarsi a tutti gli effetti di grande impatto sotto il profilo della dimensione mondiale. Non è un affare di alcuni stati che vincono, di alcuni stati che perdono, ma l'equilibrio internazionale viene totalmente e definitivamente sconvolto e modificato. Forse ho perso un po' di tempo in più e quindi recupero sul secondo aggettivo. Ho detto è una guerra moderna. Modernissima, modernissima perché quella del 1418 è una guerra che mette in campo il non plus ultra del progresso scientifico e tecnologico del tempo. È una guerra che inaugura la radio, il telegrafo, il telefono, il telefono, no? il telegrafo che era conosciuto già prima che mette in campo sistemi di comunicazione che oggi sono diciamo, alla portata di tutti, che mette in campo sistemi di mobilità delle truppe su grandi strade o su linee ferroviarie velocissime. È la guerra che vede il trionfo di nuove armi la mitragliatrice, i cannoni a lunga gittata, i carri armati, l'aeronautica, gli aerei, gli aerei fanno la loro comparsa, il bombardamento aereo. Ragazzi, le guerre precedenti, penso, penso alle guerre di indipendenza in Italia o penso alla guerra franco-prussiana nel 1870-71, che sono guerre importanti dell'Ottocento, del secondo Ottocento, erano guerre che si facevano ancora con la fanteria e con la cavalleria, la cavalleria, partivano i cavalli con i, i poveri cavalieri in groppa a fare gli assalti. La Prima Guerra Mondiale, 40 anni dopo, non, non ha più la cavalleria, ce l'ha per, per fare le parate militari. E sono invece questi grandi nuovi sistemi eh, di armi a lunga gittata. Eh, e quindi, come dire, è una guerra moderna. Pensate all'uso dei gas asfissianti, che è una cosa terrificante. Eh, a Ypres, una località belga, nella primavera del 1915... I francesi utilizzarono per la prima volta un gas nervino che accecava e paralizzava i polmoni e quindi portava alla morte per soffocamento. E questo determinò una polemica internazionale perché in questa battaglia che si combatté tra il Belgio e la Francia con le truppe tedesche che avanzavano in quella primavera del 15, i soldati tedeschi impegnati nella battaglia di Ypres erano fatti, erano costituite queste truppe da giovani universitari, da giovani studenti, che erano partiti volontari. E la polemica contro i francesi fu: non si uccidono i giovani studenti volontari con i gas asfissiati. In questo caso furono i tedeschi che rimproveravano di barbarie i francesi, ma vi posso garantire che lo stesso avveniva dall'altra parte. Anche questo è un esempio di come la chimica, i progressi della chimica, l'uso dei gas che sono vietati diciamo, dalle convenzioni internazionali sono state utilizzate come armi di sterminio di massa ben prima della bomba atomica della seconda guerra mondiale. E infine ho chiamato la prima guerra mondiale una guerra di massa. Perché di massa? Perché ragazzi dovete riflettere al fatto che fu una guerra che coinvolse tutti, tutti. Innanzitutto chi la combatté sul campo. 60 milioni di uomini indossarono dall'una e dall'altra parte la divisa e, come dire, sotto le armi per i rispettivi paesi, crearono le condizioni per grandi eserciti, attenzione, eserciti che andavano armati, che andavano vestiti, che andavano alimentati. Cioè grandi macchine da guerra che bisognava mantenere, che a, ebbero un costo enorme, 60 milioni di uomini sotto le armi. E questo vi dà la misura anche del macello della grande guerra, del macello industriale. Più di 10 milioni di morti, altrettanti di feriti circa 5 milioni di prigionieri e dispersi di guerra. Un'intera generazione di maschi giovani perduta. È la generazione dei ragazzi nati tra il 1893 90 90 e, e 93, 95, 98, insomma nati soprattutto nell'ultimo decennio dell'Ottocento che furono radicalmente, come dire, vittime di questa terribile strategia di violenza e di morte di massa. E quindi da questo punto di vista una guerra di massa, pensate, che mettendo insieme tutti i morti di tutte le guerre combattute in tutto il mondo conosciuto tra il 1789, la rivoluzione francese, e il 1914, mettendoli tutti insieme, non riusciamo a raggiungere un terzo, un quarto dei morti che si ebbero nel giro di quattro anni. E questo dà il senso. Solo la seconda guerra mondiale produrrà una carneficina maggiore. Vorrei che non dimenticaste il paragone, perché nella seconda guerra mondiale le vittime saranno oltre 50 milioni di morti. Però la misura della grande guerra, la misura delle vittime, è una misura veramente di sterminio di massa. Due milioni di tedeschi morti, 2 milioni di russi. Un milione e mezzo di austriaci e ungheresi, anzi un milione, un milione e mezzo di francesi, 800.000 inglesi, 650.000 italiani morti, a cui dovremmo aggiungere tanti altri caduti, perché per esempio alla fine della Prima Guerra Mondiale per le condizioni sicuramente di fragilità, Organica della popolazione anche civile, scarsa alimentazione, razionamento dei generi alimentari, le difese immunitarie della popolazione civile erano molto indebolite e in tutta Europa si verificò la più grande epidemia influenzale della storia contemporanea, la cosiddetta spagnola, fu chiamata così, noi poi. Ogni volta diamo un titolo alle varie epidemie influenzali, c'è l'asiatica, c'è stata la cinese, c'è stata la, la giapponese e così via, allora fu chiamata spagnola perché venne dalla Spagna che nel 1918-19 fece tanti morti, quasi quanto la stessa guerra combattuta sul campo. In Italia ci furono 600.000 morti per la spagnola, cioè quasi gli stessi caduti della guerra combattuta sul campo. Allora, di fronte a, una, come dire, a questi elementi così importanti, così traumatici, cosa deve fare uno studioso che vuole trasmettere alle giovani generazioni un messaggio? che sia comprensibile, che abbia un senso, che non conta soltanto i morti e non descrive gli episodi. La prima riflessione che vi faccio è perché, perché si scatena una guerra. Guardate, è impressionante come l'opinione pubblica europea nel 1914 era assolutamente convinta. Che l'Europa vivesse un periodo di grande pace, di prosperità e di progresso e che non c'era nessun pericolo di guerra. Nessuno. Tanto che i contemporanei del tempo, scrittori francesi in modo particolare, hanno definito i primi anni del Novecento come la Belle Époque. La Belle Époque, il bel tempo in cui. I boulevard di Parigi erano ricchi di belle signore, eh, in cui c'era molta eleganza, feste, in cui, ripeto, un equilibrio internazionale sembrava garantire una pacificazione nelle tensioni internazionali, e però sotto la cenere cova un fuoco terribile. La guerra, come sicuramente ricorderete, è una guerra che si scatena apparentemente per un non nulla, o comunque per una vicenda che sembra molto localizzata. Ricorderete, saprete, dai vostri studi eh, al liceo e che ora riprendete in maniera più approfondita all'università, la guerra nel, 1914, nel luglio del 1914 si scatena perché, perché a Sarajevo, in Serbia, come ricorderete, l'erede al trono dell'Austria, Francesco Ferdinando, viene assassinato da uno studente universitario. Cosa c'era dietro questo assassinio? Perché a Sarajevo, Sarajevo è la capitale della Bosnia e la Bosnia era un territorio dell'Europa balcanica che l'Austria si era annessa qualche anno prima. Ma in Bosnia c'erano moltissimi serbi, la Serbia è uno Stato che era da pochi anni indipendente e che aspirava a diventare uno Stato importante dell'area balcanica e i serbo-bosniaci, cioè i serbi che abitavano in Bosnia, non accettarono che l'Austria potente, imperiale, avesse occupato questo territorio che invece poteva essere... La naturale espansione per una grande Serbia. La Serbia sperava di unire la Bosnia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro e in qualche modo anche la Croazia e la Slovenia in uno stato degli slavi del sud che poi sarà la Jugoslavia perché poi alla fine, a guerra finita, nascerà la Jugoslavia. Questa è la scintilla. L'Austria dichiara un ultimatum alla Serbia, la Serbia rifiuta questo ultimatum che prevedeva che la polizia austriaca doveva fare le indagini in territorio serbo e scoppia il conflitto. Ma attenzione, quando l'Austria, la grande Austria, dichiara guerra alla Serbia, l'impressione è che sia un conflitto locale. La grande Austria nel giro di uno o due mesi farà di un solo boccone della piccola Serbia e la cosa si chiude invece, e invece si scatena la guerra. Perché? Perché ragazzi la storia ci insegna, a posteriori, a riflettere sulle cause nascoste, le cause che non si vedono, che invece alimentano le ragioni del conflitto. In realtà... Non fu soltanto la questione d'Oriente, la questione serba che pure fu l'elemento scatenante del conflitto, ma le cause profonde erano altre e la storiografia le ha messe in luce. C'erano grandi rivalità fra le potenze europee, non al punto da scatenare una guerra, ma quando si accende, diciamo. Si accende una crisi locale, la crisi locale fa da detonatore per le cause più profonde. C'era il grande conflitto nascosto, ma mica tanto, tra la Francia e la Germania. La Francia e la Germania. Ragazzi, tutto si tiene nella storia. La Germania di Bismarck era nata nel 1870-71, riunificando... I tanti piccoli staterelli tedeschi e facendo una guerra alla Francia di Napoleone III. E la Francia di Napoleone III era stata sconfitta. E la Germania, che riunificava e faceva nascere un grande impero nel cuore dell'Europa centrale, strappò alla Francia il predominio continentale andandosi a prendere l'Alsazia, la Lorena, che erano territori francesi in parte, in parte con popolazione mista, ma soprattutto l'Alsazia e la Lorena erano i territori di confine ricchi di carbone e di ferro, che erano ferro e carbone le principali materie prime dell'industrializzazione francese. La Francia da quel momento aveva alimentato uno spirito di revanche, uno spirito di rivincita nei confronti della Germania bismarchiana prima, Guglielmina, l'imperatore Guglielmo II dopo. Quando si scatena il conflitto locale, questo elemento che sembrava dormire sotto la cenere esplode. Ma c'è un altro conflitto, ancora come dire, meno percepibile, ma che alimenta moltissimo l'esplosione della guerra, del conflitto politico ed economico tra l'Inghilterra e la Germania, tra la grande isola sul mare e la potenza continentale. Inghilterra e Germania non avevano questioni di confine da risolvere. Il conflitto anglo-tedesco è un conflitto di leadership tra chi? Se ci riflettete bene, l'Inghilterra è la protagonista della rivoluzione industriale, ma noi storici diciamo della prima rivoluzione industriale è il paese first comer, il paese arrivato prima all'industrializzazione, ma la Germania è... La protagonista della seconda rivoluzione industriale è il paese secondo, secondo arrivato. E la Germania, che si industrializza tra il 1870 e il 1900, acquisisce primati straordinari nella produzione di acciaio, nella produzione della chimica, costruisce un grande esercito, una grande marina da guerra, tanto che i giornali inglesi. Agli inizi del XX secolo parlavano del declino inglese. Il declino inglese perché l'Inghilterra non riesce a tenere questa leadership che è, come dire, eh, insidiata dalla emergente potenza tedesca. Allora, non voglio insistere su tanti altri aspetti, ma vi rendete conto che dunque Sarajevo è solo l'epifenomeno? Eh, come dire, la causa potremmo dire anche apparente di una guerra che invece ha ragioni molto più profonde e molto più radicate. Un capitolo aspetta di essere affrontato insieme a voi. La guerra non si combatte soltanto in prima linea sul campo. Non si combatte soltanto con l'artiglieria, con l'aeronautica, con i grandi armamenti. La, la guerra si combatte anche nelle retrovie. È il cosiddetto fronte interno. Attenzione ragazzi, questa è una guerra che dura quattro anni e mezzo e la vince il paese che non è solo più forte militarmente o i paesi, ma sono i vincitori quei paesi che hanno alle spalle le economie più forti. Cioè dietro lo sforzo militare c'è un grande sforzo economico. Dunque chi ha più carbone, più ferro, più cibo. Chi ha più risorse finanziarie per sostenere lo sforzo bellico? Guardate l'Italia tra il 1915 e il 1918 mise in campo 5 milioni di uomini, 5 milioni. Per capire che cosa significa questo grande sforzo, che è militare, ma è che è economico. E quindi, come dire, Accanto alla guerra guerreggiata c'è una guerra che si combatte con l'industria, con l'agricoltura, con i servizi. E il paese che riesce a pianificare meglio le risorse è il paese che ce la fa più di ogni altro. Perché vedete ragazzi, questa è una cosa che in genere non si studia a scuola e sulla quale... Vorrei fare una brevissima riflessione. La guerra costa un mucchio di soldi. E chi la paga la guerra? Come si finanzia la guerra? Nessuno vi può dire quanto è costata la guerra. Non è stato fatto un calcolo complessivo. Ma la guerra costa somme enormi. Come vennero finanziate le spese di guerra? Questa è una riflessione sulla quale la storiografia più recente ha dato anche dei contributi importanti. Direi che ci sono tre modi per finanziare le spese di guerra. La prima, la più ovvia, è mettere le tasse. No, eh, furono aumentate le tasse per finanziare le spese di guerra. Naturalmente non in tutti i paesi andò allo stesso modo. Chi aveva un sistema fiscale moderno ed efficiente poté ottenere un gettito fiscale maggiore. Per esempio, e sicuramente l'Inghilterra, sicuramente la Germania, molto meno l'Italia che aveva un sistema fiscale molto più aleatorio. Ma poi quando diciamo più tasse, più tasse o più imposte, pagarono di più i ricchi o pagarono di più i poveri? Dove c'erano stati e governi che erano riusciti a realizzare un sistema fiscale, come dire, proporzionale, eh, proporzionato al reddito, che colpirono con imposte dirette la ricchezza, la tassazione fu in qualche modo più giusta, cioè pagava di più chi aveva di più. Io tasso le tue case, le tue terre, il tuo patrimonio. Altri paesi che erano più poveri o non avevano un sistema fiscale efficiente, per esempio l'Italia, Aumentarono le tasse, ma aumentarono le imposte indirette. Sapete quali sono le imposte indirette? Sono le imposte sui, sul consumo, quello che pagano tutti i cittadini. Quando andate a mettere nel vostro motorino la benzina, la benzina che mettete nel motorino costa quanto? Un euro e mezzo al litro e costa tanto al professore Barone che mette la benzina nella sua macchina che è un professore anziano che ha il suo stipendio di professore quando il giovane ragazzo che ha la paghetta dei genitori. Questa è diciamo, l'imposta indiretta. La benzina costa molto cara e c'è una imposizione fiscale che pagano tutti allo stesso modo indifferentemente dal reddito. Quindi le tasse furono uno strumento di finanziamento. In Italia funzionò molto poco, per la verità. C'è un secondo canale. Il secondo canale è quello di fare debiti. Fare debiti. La prima guerra mondiale, ragazzi miei, vede il trionfo, nel senso dell'aumento spropositato del debito pubblico di tutti i grandi stati vincitori e vinti. Quello che oggi si chiama il debito sovrano, cioè il debito pubblico degli Stati. Voi sapete che l'Italia ha uno dei debiti pubblici più grandi nell'ambito dell'Unione Europea, oggi. Chi presta il denaro? Eh, ci sono due modi per indebitarsi. O uno Stato chiede ai propri cittadini di dare i loro risparmi per la patria, e questo è quello che fa la Germania. La Germania era un paese molto ricco e chiese ai suoi cittadini di indebitarsi. Attraverso quale sistema? Quello dei buoni del tesoro. I cosiddetti buoni del tesoro. Tu hai 100.000 marchi da darmi, li dai alla patria e la patria ti dà tanti certificati di buoni del tesoro e ti paga il 5%, il 7% di interessi d'anno. Se tutto funziona, eh, chi ha prestato il denaro ne ricava un risparmio, no? un reddito in qualche modo e lo Stato utilizza. La Germania utilizzò il debito interno, altri Stati. Nella triplice intesa Italia, Francia e Inghilterra si indebitarono soprattutto con gli Stati Uniti, cioè ricorsero al debito estero. Quindi non potendo contare sul debito interno, si indebitarono con gli Stati Uniti, i quali furono il paese che prestò denaro a tutti ma soprattutto ai propri alleati. Naturalmente, ed è l'ultima considerazione che mi riservo alla fine di questa lezione, gli Stati Uniti alla fine della guerra chiesero il conto, perché questi crediti che avevano erogato dovevano essere in qualche modo rimborsati, o almeno una parte. Infine c'è un terzo metodo per finanziare le spese di guerra ed è battere moneta. Le banche centrali, le banche di emissione, la Banca d'Italia, la Banca di Francia, la Banca d'Inghilterra: siccome c'era più bisogno di denaro, stampavano biglietti, ma quando Adesso non voglio essere troppo tecnico, però queste cose di carattere finanziario sono importanti anche per capire che cos'è una guerra e chi la finanzia e chi la paga. Ma quando uno Stato emette carta moneta senza avere le riserve aure corrispondenti sapete cosa succede che la moneta si svaluta e quindi si generò una grande inflazione e i redditi dei cittadini diminuirono perché i loro salari non, non valevano niente sapete quanto aumentò l'inflazione tra il 14 e il 18 con differenze tra un paese e l'altro dal 400 al 600%. Significa che se uno con valore di oggi avesse uno stipendio di 1000 euro, dopo 4 anni se lo trovava, se lo, si trovava sempre 1000 euro ma che valevano 200, 300. Capite dunque che il costo della guerra è un enorme carico che purtroppo incide sulle spalle dei cittadini sulle grandi comunità nazionali e soprattutto sulle classi più povere, sugli operai, sui contadini, sugli artigiani, che poi sono quelli che pagano il costo maggiore in termini di vite umane, in termini di sacrificio. Vorrei completare questo quadro con un'ultima riflessione. Potrei dire tante altre cose, naturalmente, ma poi magari se qualcuno di voi vuole farmi qualche domanda vorrei anche sottopormi ai vostri dubbi. L'ultima riflessione che vorrei sottolineare a voi è che poi una guerra si conclude con chi vince e chi perde e si conclude con una pace. ma non sempre la pace mette ordine e risolve la conflittualità internazionale. Quella del 1919-20, i trattati di pace che furono firmati a Parigi, in vari tavoli, a Versailles, a Sèvres, a Saint-Germain e in altri luoghi, nei dintorni di Parigi, con i paesi sconfitti. Una pace che vide i vincitori seduti al tavolo a dettare le regole, chi erano i vincitori? Il presidente degli Stati Uniti, Wilson, il presidente francese Clemenceau, il premier inglese Lloyd George e Vittorio Emanuele Orlando che era il nostro presidente del Consiglio, professore di diritto amministrativo all'Università di Palermo e, ripeto, chiamato anche Presidente della Vittoria, questi quattro grandi leader decisero le sorti del mondo. Poi in realtà restarono in tre perché l'Italia non si trovò d'accordo sulle clausole della pace che riguardavano le proprie condizioni di pace e il governo ritirò la propria delegazione, ma Clemenceau, Lloyd George e Wilson decisero le sorti del mondo e che pace ne uscì? Ne uscì una pace ingiusta, ragazzi miei, una pace ingiusta. Ne derivò una pace ingiusta perché l'idea di fondo fu quella portata avanti dai francesi, per cui la Germania doveva essere punita in modo esemplare, perché le responsabilità della guerra erano da attribuirsi unicamente all'espansionismo tedesco. Era così o non era così? Questo è un bel problema. La storiografia contemporaneistica ancora discute, ma davvero la colpa era della Germania? In realtà la guerra l'aveva scatenato l'Austria contro la Serbia, ma poi la Germania era la grande potenza che era scesa in campo. Ma la Germania non si sentiva assediata per caso dai vicini come la Russia a est e la Francia a ovest? Non c'era una sindrome di accerchiamento per cui la Germania dichiarò guerra alla Francia più per difendersi che per attaccare? Potremmo discutere a lungo. La storiografia più recente sostiene che non c'è un'unica responsabilità nella grande guerra, ma che le cause sono multifattoriali e le responsabilità sono multifattoriali. Ma come succede per i rapporti di forza, i vincitori impongono la propria linea e i vinti diventano i responsabili unici della guerra. E sulla Germania si scaricò una pace terrificante. La Germania fu divisa in due, gli furono strappati pezzi del territorio, fu creata una divisione tra Germania orientale e Germania occidentale per consentire alla neonata Polonia di avere un collegamento col mare, il corridoio di Danzica. Furono tolti milioni di tedeschi al suolo tedesco e finirono minoranze nazionali negli altri staterelli. La Germania fu privata del proprio esercito, della propria flotta, perse tutte le colonie, perse le miniere di ferro e di carbone. Fu imposta alla Germania un'indennità di guerra spaventosa: 132 miliardi di marchi oro. Sapete quanti sono? Eh, non è quantificabile. Quando glieli ridussero a metà nel 1924 l'indennità di guerra, la Germania avrebbe dovuto pagare per 50 anni una somma, la traduco in euro, di come se dicessimo che l'Italia dovre dov dovrebbe pagare per 50 anni 50 miliardi di euro di finanziaria per 50 anni. Non so se Capite di che cosa si tratta? Cioè, i tedeschi avrebbero dovuto a vita lavorare come schiavi per pagare l'indennità di guerra. Quando una pace è così chiaramente irragionevole, ingiusta, perché è il più forte che si impone sul vinto, ragazzi miei, si creano le premesse per un'altra guerra. E chi lo aveva capito furono in tanti. Devo dire che il Presidente degli Stati Uniti, Wilson, non era favorevole a questo tipo di diktat, di pace imposta, però la Francia riuscì a imporsi, la guerra si era combattuta in gran parte sui suoi territori, il territorio francese era una gruviera di bombardamenti, di, di distruzioni. Prevalse l'ipernazionalismo, la pianta, la mala pianta dell'ipernazionalismo. E questo fu un guaio, il più grande economista della prima metà del Novecento, forse fino agli anni 70. Grande economista che poi ha avuto un ruolo centrale negli avvenimenti successivi. Avrebbe detto che da questa guerra sarebbe nata non una pace, ma un'altra guerra. E questo si verificò purtroppo a vent'anni di distanza. E da questo punto di vista gli Stati Uniti che avevano vinto la prima guerra mondiale, ma come dire, si erano trovati poi ad affrontarne una seconda, potremmo dire che impararono bene la lezione e quando gli Stati Uniti vinsero la seconda guerra mondiale sapete cosa fecero fecero esattamente il contrario di come avevano fatto nel 1919-20 invece di imporre indennità di guerra ai paesi vinti li riempirono di dollari e aiutarono i paesi vinti a ricostruire le loro economie. Il cosiddetto piano Marshall o l'European Recovery Program, con cui gli Stati Uniti nel 1946-47 fino ai primi anni 50 aiutarono con i dollari americani, con prestiti delle banche del governo federale, Germania, Giappone, Italia, anche altri paesi per la verità, ma Italia, Giappone e Germania sono le potenze fasciste che avevano scatenato la seconda guerra mondiale. Sul Giappone gli Stati Uniti avevano lanciato le bombe atomiche nel 1945 a Hiroshima e Nagasaki e adesso perché si fa un grande piano di rilancio economico? per aiutare i paesi vinti a riprendersi e a diventare alleati degli Stati Uniti nella divisione fra mondo capitalistico e mondo comunista eh, negli anni poi 50, 60, 70, eccetera. Dunque una cattiva pace, quella del primo dopoguerra, che servì da lezione per la fine della seconda guerra mondiale. John Maynard Keynes. Questo è l'economista di cui non avevo dato il nome per conservarvelo come piccola sorpresa. John Maynard Keynes, che è sicuramente il più grande economista fino agli anni 70, grande consulente di Roosevelt, eh, poi durante la grande crisi il New Deal negli anni 30, scrive nel 1919: lui era un piccolo eh, con, cioè un consulente di secondo livello che partecipa ai trattati di pace a Parigi al servizio di Sua Maestà Britannica e scrive un pamphlet che si chiama Le conseguenze economiche della pace, che ancora oggi viene pubblicato ed è una sorta di riflessione anche per i nostri giorni. Attenzione, il vincitore che usa violenza o che vuole stravincere crea le condizioni non per la pace ma per le guerre successive e quindi credo che da questo punto di vista la grande guerra non esaurisce non si esaurisce nei 4-5 anni della guerra ma dà il via e ho davvero finito ragazzi a quella prima metà del Novecento che per ricordare sempre Eric Hobsbawm ha definito l'età della catastrofe, perché due guerre mondiali tra il 1914 e il 1945, due guerre mondiali, ma sono davvero due? O in realtà è un'unica guerra mondiale come alcuni studiosi, per esempio Ernest Nolte, storico tedesco. Una sorta di guerra civile europea che parte nel 1914 e si completa nel 1945. Una guerra civile europea che ha creato morte, distruzione, violenza. Il secolo XX, il Novecento. Quello che noi spesso decampiamo come il secolo del progresso, del, del, dei grandi successi scientifici, dell'uomo sulla Luna e delle macchine su Marte o i grandi progressi della medicina, almeno nella sua prima metà è il secolo dei grandi conflitti e delle grandi violenze. Lo dovremmo ricordare, ragazzi miei, perché... Siamo figli del secolo scorso perché anche voi siete figli del secolo scorso perché siete nati comunque alla fine del Novecento. Inauguriamo un secolo XXI nel cuore di una crisi economica di vaste proporzioni e con una instabilità internazionale che diciamo non lascia presagire nulla di buono. Non vorrei che si facesse come gli europei del 1914. Ballavano, suonavano e si sentivano immersi nell'atmosfera della Belle Époque e in realtà l'intera Europa, come il Titanic, andava per affondare nella guerra. Siamo oggi studenti consapevoli, menti critiche e capaci di leggere i processi storici, di capirne l'orientamento e di essere veri. A di pace, cioè capire il mondo, le sue contraddizioni e mettercela tutta, perché sarete voi, la futura classe dirigente dell'Europa e del mondo contemporaneo, a custodire, a mantenere quella pace di cui l'intero pianeta ha straordinariamente bisogno. Spero di non essere stato lungo, di non avervi annoiato troppo. Vi chiedo con molta semplicità se avete delle domande o qualche domanda da eh, rivolgermi. Eh, poco fa quando lei ha parlato eh, di come finanziare una guerra, cioè o tramite tassazioni o tramite indebitamento con altre nazioni, ha detto a un certo punto che eh, Inghilterra e Italia si sono andate a, hanno chiesto dei soldi all'America che li ha finanziati. Ma l'America aveva tutti questi soldi da autofinanziarsi e da finanziare anche gli altri? Cioè da dove li prendeva lei questi soldi? Certo. Nonostante sappiamo che comunque ha avuto una grande crescita finanziaria, ma dico è possibile, anche se ci fosse stata la più grande crescita finanziaria del mondo, riuscire a pagare le proprie spese di guerra e anche quelle degli altri? Bene, le rispondo, le rispondo subito. Eh, diciamo che in un primo tempo tutti i debiti accumulati dalle potenze vincitrici eh, si tentò di scaricarli sulla Germania. Cioè, non ci siamo indebitati, abbiamo vinto, paghi la Germania. E questo spiega questa enorme indennità di guerra. La Germania non poteva assolutamente pagare e pagò soltanto alcune rate tra il 1919 e il 1921. Alla fine questi debiti che furono debiti in parte della Federal Reserve, dello Stato americano, in parte delle grandi banche americane, della Rockefeller Bank, della Morgan, delle grandi istituzioni di credito. Lei si sorprende, gli Stati Uniti avevano concluso uno straordinario eh, periodo di vero e proprio Big Spurt, di take off, erano diventati ormai una grande potenza, al punto tale che avevano superato Inghilterra e Germania nella produzione di beni, e quindi erano diventati anche una grande potenza finanziaria. Diventarono gli Stati Uniti creditori dell'Europa, e questo sia nella prima guerra mondiale, sia nella seconda. Ovviamente, una parte dei crediti fu rimborsata. Per esempio, faccio un riferimento all'Italia. Pensate che per tutto il periodo fascista l'Italia di Mussolini ogni anno pagava una quota del debito accumulato con gli Stati Uniti durante la guerra. Quando nella seconda guerra mondiale l'Italia dovette indebitarsi ulteriormente con gli Stati Uniti, il governo De Gasperi dovette ancora nel 1947 48 rifinanziare il debito con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno prestato denaro a tutti, in parte lo hanno recuperato, in parte è stato un, sono stati crediti a fondo perduto, in parte ragazzi, attenzione a questo elemento di spiegazione, gli Stati Uniti si sono ripagati come? Sostanzialmente vendendo ai paesi indebitati le loro, i loro prodotti industriali. Quindi diciamo che una parte di questa bilancia commerciale e dei pagamenti si è come dire, sviluppata con un grande export da parte dell'industria americana verso i mercati europei. E quindi le imprese americane hanno guadagnato enormi profitti dalle esportazioni per la ricostruzione dei paesi europei. Allora, il cerchio è così. I paesi europei si indebitano con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prestano del denaro. I governi alla fine della guerra in parte restituiscono. In parte, con i soldi ricavati dagli Stati Uniti, eh, l'industria europea acquista merci e servizi dal, dalla grande industria americana. Alla fine potremmo dire un grande affare per l'economia degli Stati Uniti. Altre domande? Gli Stati Uniti diventano i grandi creditori del, degli Stati europei. È che durante la seconda guerra mondiale l'Italia entra di nuovo in debito con gli Stati Uniti. Ma non si rivelava controproducente finanziare una, uno Stato con cui si trovava contro? No, ha ragione, devo precisare, tengo il gelato che però a me non serve, gli Stati Uniti non finanziano la guerra italiana ovviamente contro eh, le potenze occidentali, finanziano nel secondo dopoguerra. Cioè alla fine della guerra, ho detto con l'European Recovery Program, aiutano l'Italia a uscire eh, diciamo, dalla depressione e dalla sconfitta militare ed economica e i capitali americani vengono dirottati verso i paesi sconfitti per aiutarli alla ripresa. Quindi mi dispiace se non sono stato chiaro in questo senso. Comunque le ricordo che gli Stati Uniti... Aiutano finanziariamente l'Italia di Mussolini fino ai primi anni 30. Poi, quando l'Italia sceglie l'alleanza con la Germania di Hitler, ovviamente i rapporti finanziari si interrompono. Altre domande? Glielo passate, per favore. Sì, lei ha detto praticamente che per finanziare una guerra bisogna impiegare una grande quantità di soldi. Ma non vi sono stati degli uomini, degli uomini di industria che hanno guadagnato da queste guerre all'udo appunto alle industrie pesanti e alle industrie belliche. Sì, certo, ragazzi, io mi rendo conto che lo spazio di una lezione, una lezione universitaria completa è due ore. Noi stiamo utilizzando un tempo che è la metà. E quindi mi rendo conto che non possiamo toccare tutti gli aspetti. Non c'è dubbio che la guerra, che fu un salasso per le classi popolari, che pagarono in termini di vite umane e in termini anche di salasso economico, furono anche per, alcuni, eh, per alcune imprese, per alcuni settori economici un grande affare. Chi ci guadagnò dalla guerra? E ovviamente le industrie che producevano per la guerra, quindi l'industria siderurgica, l'industria meccanica, l'industria chimica. Poco fa ho parlato dei gas, ma pensate all'industria farmaceutica, ragazzi. Pensate al sistema sanitario con tutti quei milioni di feriti da curare. L'industria chimica, l'industria meccanica, l'industria dei trasporti. Eh, questo comporta una serie di riflessioni alatere. Per esempio, per un paese come l'Italia, il fatto che la grande industria pesante, quando dico pesante, significa siderurgia, meccanica, chimica, l'industria della gomma, produsse grandi profitti, significa che la guerra produsse, o meglio, aumentò lo squilibrio fra nord e sud. Fra il sud agricolo e il nord industriale, sapete bene che c'è la polemica sulla questione meridionale, certo nel 1861 nord e sud non erano perfettamente uguali, c'era uno squilibrio, ma era uno squilibrio modesto. Gli economisti lo hanno calcolato intorno al 15% del reddito medio pro capite. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, la differenza di reddito fra il mezzogiorno d'Italia e il nord era intorno al 22-24%. Questo, almeno, storici economici come Paolo Malanima hanno recentemente, su commissione della Banca d'Italia, verificato queste differenze. Nel 1945, alla fine delle due guerre mondiali la differenza di reddito fra nord e sud, reddito medio pro capite, era passata a oltre il 54%. Il che significa che le due guerre mondiali più che raddoppiano il divario fra nord e sud. L'agricoltura ci rimette. E potrei spiegare anche perché, perché naturalmente il grano, tanto per citare un elemento principe, siccome doveva servire ad alimentare i soldati e la popolazione, veniva tenuto a un prezzo molto basso. Quindi chi produceva grano lo produceva, ma non guadagnava molto, e invece alcuni prodotti e settori industriali si espansero. E questo determinò in tutti i paesi. Nel dopoguerra il problema dei cosiddetti sovrapprofitti che alcune industrie avevano realizzato. In Italia ci fu una commissione parlamentare d'inchiesta nel 1920 sui cosiddetti sovrapprofitti di guerra, perché le industrie belliche avevano guadagnato soldi. Non vi dico anche in quale quadro di corruzione, visto che per esigenze belliche. Non c'erano controlli, non c'erano appalti regolari e si procedeva in emergenza. Questo è un bel tema che potrebbe far ragionare su alcune questioni di attualità. Quando uno Stato decide di non fare appalti regolari ma di procedere per le vie brevi, pensate Expo oggi o pensate il terremoto dell'Aquila, quando si procede in maniera emergenziale, i processi di corruttela. Eh, sono di gran lunga eh, favoriti. Bene, vi ringrazio, vi ringrazio della vostra attenzione, mi auguro di avere suscitato qualche elemento di buona riflessione e vi auguro buona prosecuzione dei vostri studi. Grazie.